Non era magari quella giornata che ti aspettavi, anche il tuo passato crociato e che ti ha puntato qui, forse per la domenica, forse per la prima decennia. Sì, mi sarebbe piaciuto fare, sicuramente fare risultati, ecco, attraverso una prestazione diversa, la prestazione più importante, più da squadra che si chiama Parma Calcio, ecco, perché tutti io e Pris ci aspettiamo tanto da una squadra del genere che ha un passato così importante, però il passato vince, il nome non vince, vince in campo chi mette la palla in porta. Ed oggi se andiamo a valutare la gara, abbiamo fatto poco per quello che dovevamo fare. Senti, dopo 3 o 4 giorni di lavoro sul campo e dopo una partita da 3 punti, cosa ti senti di dire? Qual è la tua diagnosi per questo campo? La diagnosi è c'è solo una strada, lavorare duro, ma duro, un altro ritmo, un'altra intensità, un'altra strada tramite un'altra mentalità. Ecco, perché la Lega Pro insegna che prima corri e poi giochi. Bisogna correre forte, ma quasi i ragazzi sull'impegno gli va dato, perché mai nessuno in questa regione si è tirato indietro e penso neanche oggi. Hanno dato tutto di quello che potevano dare. Bisogna capire quello che si dà e poco rispetto a quello che ti richiede il campionato. Hai provato a cambiare sistema di gioco? Sì, la mia idea era quella di provare ad aggredire più alti, provare a dare pressione, provare a fare una partita dalla squadra più importante che deve comunque lottare per vincere il campionato. Secondo me una squadra che dirige il campionato deve imporre la propria mentalità, la propria idea, la propria voglia di andare ad aggredire gli avversari. In alcuni frangenti nel primo tempo siamo stati anche bravi a rubare un paio di palloni un po' più alti e a creare delle situazioni da gol. Però basta. Un gol da palla inattiva, un contropiede, Sì, perché poi alla fine errori. se andiamo ad esaminare gli episodi, è un gol preso su palla inattiva dove abbiamo dormito con la spinta di Zomers. E questo è un segnale, comunque la squadra soffre e è in difficoltà in questo momento perché sono quelli in particolare che fanno la differenza. Nel primo tempo c'è stata un'altra partita dove loro in una messa hanno preso una traversa, insomma, sono stati ancora pericolosi. E nel secondo tempo ricordo solo il contropiede dove l'Ancona ha fatto 2-1. E anche un contropiede del genere non è da squadra che comunque deve vincere. Ecco, ci vuole di più. Si dice che la squadra deve correre di più, deve dare di più per quello che sta dando il proprio. Nonostante questo ha dato tutto, è Sì, evidente però allora che ha dato tutto quello che poteva, è evidente che insomma anche a livello atletico è tipico. Questo è un po' il riassunto del. adesso c'è da lavorare su tanti aspetti, ecco. È una squadra che comunque è in difficoltà, questo è palese, e bisogna prendersi da giocatori maturi, da persone mature, le proprie responsabilità per ripartire. Ecco, in carriera ne ho visto di tanti di questi momenti, e si mette la testa sulla palla e si riparte. E penso che un gruppo che ha comunque dei valori importanti lo saprà fare. Ci sono altre domande? Ok, grazie a tutti.